siamo lontani tutti da Dio, intendo. Possiamo tentare di essere più vicini. Certamente la Vergine è vicina a Dio ed è un essere umano come noi. È la storia della nostra religione. Nessuno la racconta come Michelangelo, quando nel giudizio universale, sotto il braccio di Cristo giudice, mette la madre che gli è vicina. E questo accade anche nella Divina Commedia, dove la Madonna, mentre San Bernardo la prega, è vicinissima a Dio. Ecco, siamo lontani tutti da Dio, ma uno, un grande artista, più di Raffaello, più di Leonardo, gli è stato vicino, ha parlato con lui, senza pretendere di competere con lui, come ha spesso preteso Leonardo, in virtù dell'intelligenza dell'uomo, che è un'espressione divina, ma vicino a Dio in un contatto fisico, stando nella volta della Cappella Sistina con la testa rovesciata per dipingere per 4 anni. Ecco, io racconterò la storia di questo straordinario artista che ci ha avvicinato a Dio e dentro la Cappella Sistina ci dimostra che Dio esiste. Ce lo dimostra, intendo in modo razionale, non attraverso la fede. Ecco, Michelangelo è la ragione di Dio, la certezza di Dio, la parola di Dio attraverso la sua pittura e la sua scultura. Di questo parlerò il 12 aprile al Teatro Ariston di Sanremo, cercando di bonificarlo dalla presenza di demoni musicali che spesso hanno fatto dimenticare la musica e non ricordarla. La musica di Dio è la musica di Michelangelo. Vi aspetto, voi studenti, amici, al Teatro Ariston il 12 aprile per parlare di Michelangelo.